Perché Lines, per diciamo, farci venire voglia di partecipare all'impresa del Brento, ci diceva che erano i più grandi strapioni d'Europa, ma lui aveva, Heinz Steinkötter, lui aveva la cultura alpinistica, lui aveva fatto le nord delle cime di Lavaredo, ma rispetto alle cime di Lavaredo, il Brento è un bestione come grandezza e come strapiombo, no? Veramente tutta un'altra cosa, no? Sì, chiaramente gli strapiombi del Lavaredo vengono quasi a sparire rispetto a quelli del Brento, del Monte Brento. Poi, il Monte Brento è più complesso, ci sono le placconate sotto, insomma, è tutta un'altra storia. Lance Steinkitter chiaramente aveva questa cultura perché aveva arrampicato per tutte le Alpi. Aveva arrampicato, insomma, aveva una grande cultura alpinistica, soprattutto aveva arrampicato con grandi alpinisti come Asse, insomma, come Barbier era un suo caro amico. E a proposito di amicizia, mi riaggancio un po' con una traversata a pendolo. Tu che hai scalato, i tuoi compagni erano il Franco Gadotti, era l'Andrea Andreotti ed era il Marcello Rossi, no? Ecco, raccontaci qualcosa, perché io col Franco ho arrampicato, ho fatto lo spigolo Betti proprio. No, no, non lo spigolo Betti, ho fatto una via al Colodri, e dopo la Rita, quelle vie lì. Però, siccome lui era del 55, io sono del 56, però è morto che io avevo 20 anni praticamente, e non sono riuscito a conoscerlo bene. In pochi anni aveva bruciato le tappe della mia, aveva ripetuto di tutto, di più, aperto vie nuove, così. E invece il Marcello e l'Andrea, me lo ricordo bene, specialmente l'Andrea, perché dopo abbiamo fatto anche grandi vie nuove. Ma raccontaci tu qualcosa del periodo in cui hai arrampicato con loro. Franco sicuramente era un grande liberista, no? Veramente 50 metri di tiro senza neanche un chiodo, con il piacere di non avere messo chiodi, no? Che quando io, per esempio, la ritenevo una follia, perché se soltanto succedeva qualcosa era una tragedia, no? Cascava lui, ma cascavamo anche noi secondi, no? Grande, grande liberista, anche perché lui faceva fatica a lui mettere un chiodo, lui il martello non lo batteva, non lo lasciava andare a lavorare con la massa. Lui i chiodi li schiacciava dentro nelle fessure, no? Per cui meno che le metteva, più contento era. Ecco, sì, questo me lo ricordo anch'io perché aveva quel martello di metallo che era uno dei primi che lo prendeva sotto la massa battente e Certo. proprio faceva tic Schiacciava. tic tic. Spiegheva anche a me, guarda, io avevo proprio un martello molto più grosso, vabbè, lo facevo di lavoro, io usavo il martello da 1 chilo e qualcosa tutto il giorno per 10 ore al giorno, perciò. Gli ho detto, guarda che il martello è fatto da massa battente per il manico, se tu tieni il manico in fondo riesci, però non aveva l'occhio, non ci vedeva chiodare, dai, diciamola tutta proprio, non ben vedeva dentro. Poi lui era preso da ste teorie del libro di settimo grado di Messner, Preuss, non bisogna usare chiodi, quello che si fa in su bisogna fare, insomma, tutte teorie che secondo me si sono rivelate nel tempo abbastanza pericolose. Però il Marcello e l'Andrea erano un'altra cosa, insomma. Io mi ricordo che Marcello arrampicava molto bene, l'Andrea tecnicamente era meno bravo, però era molto più coraggioso,
Cioè il Marcello me lo ricordo che quando faceva un passo era un passo, mentre l'Andrea si buttava su e come andava, andava. Tu te lo ricordi così, te lo ricordi temerario, era una cordata perfetta perché si bilanciavano molto bene loro due, no? Sì, Marcello era statico, diciamo, un armadioso, no? Mentre l'Andrea era più molla, no? Era una molla, era più dinamico, era più, no? Più agile anche, no? Ecco. E ma che cosa ti ricordi? Hai qualche aneddoto particolare di ricordo con Marcello, con Andrea? Poi l'Andrea mi ricordo rimase fermo un paio d'anni per la pleurite. Mi ricordo. No, aneddoto, lui, Marcello Rossi, aveva lui non soffriva dormire fuori casa, non i bivacchi, non parliamo dei bivacchi, dormire fuori casa, lui non dormiva in rifugio, lui faceva una presanella partendo da Trento, tornando a Trento, senza dormire fuori, robe dislivelli paurosi. No? E per cui una volta me lo ricordo al rifugio Tosa, nel camerone, alle 2 di notte, in mezzo al corridoio, seduto per terra, che frena, frena, lui aveva un Marcello, Cosaghello, no? Frena! E lui aveva l'incubo, era sulla Volkswagen che stava tirando il freno a mano perché la macchina era partita e lui cercava di frenare la macchina. No, aveva gli incubi proprio, no? Non parliamo di doverlo legare, no? Come qualcun altro che veniva legato durante i bivacchi, ma di sicuro non gradiva i bivacchi, no? Io mi ricordo bivacchi sulla Nord del Crozon, invernale, no? Dove io dormivo. E lui mi svegliava, no? Ma tu dormi? Te, no, scusa, dormivo, no? Dormivo, no? Ma ti te dormi, no? Certo che dormo, perché io, fra l'altro, avevo la capacità di riuscire a dormire in ogni situazione, in ogni frangente, no? Andava bene, andava male, io come dicono in Calabria, no? Un colpo sei martello e un colpo sei incudine, no? C'erano quei momenti nei quali mi isolavo e fra l'altro avevo grandi capacità di recupero, fra l'altro, sia fisico che soprattutto di testa, no? Perché lì in certi momenti è la testa che ti cede, no? Ecco, questo, io mi ricordo di te in piscina che avevi un fisico veramente muscoloso proprio perché insomma facevi ginnastica, il professore di ginnastica, mi ricordo che avevi un fisico quasi statutario, insomma, molto muscoloso, ecco, perché appunto ti allenavi anche trazioni, mi ricordo, sei uno dei primi che ha cominciato anche un po' a allenarsi. Specificatamente per l'arrampicata. Tu hai detto prima, noi andavamo in Valle del Sacca perché la valle si prestava come palestra per qualcosa di più. Nel senso, usavamo la valle in quegli anni lì, la usavamo semplicemente un po' come allenamento, diciamo, non la vedevamo come salita proprio. Più di tanto, ecco, prestigiosa. Usavamo la valle, le pareti della valle e la possibilità che offriva la valle di poter arrampicare tutto l'anno proprio per prepararci per qualcosa di più. Io so, tu non hai fatto tante invernali, ma quelle due o tre che hai fatto sono invernali di grande prestigio. Mi ricordo la Presanella. Mi ricordo il Crozon, quando avete fatto il Crozon, tra l'altro senza sacchi a pelo, l'avete fatta in stile alpino senza sacchi a pelo.
Raccontaci la Presanella, cominciamo dalla Presanella. Alt!